faremo sarà prendere un sito web reale e dei social network di un cliente reale e insieme andremo a vedere come poter migliorare questo sistema. Perché facciamo questo in questa simulazione? Perché vi permette ci permette di prendere due piccioni con una fava, cioè riusciamo ad andare a vedere come creare un report, quindi come analizzare la situazione di un possibile cliente, ma anche avendo queste informazioni poi ci permette di capire cosa andiamo a fare sui social di questo cliente. Quindi cercheremo in circa 40-45 minuti di mostrarvi più cose possibili su e soprattutto cercare di trasferirvi la mentalità da social media manager. Allora, partiamo. Dovete sapere che negli ultimi giorni io sto arredando casa, quindi quando parlavo con Fabio e cercavamo un caso studio, qualcosa su cui lavorare, ho detto ma perché non prendiamo un negozio di arredamento? Perché io devo arredare gli interni della casa, allora in questi giorni sono particolarmente attivo sul web per prendere delle idee. E vado in condivisione schermo adesso, così vi faccio anche vedere che caso studio abbiamo scelto sul quale lavorare insieme. Datemi solo un secondo che vado in transizione, ok, dovreste vedere il mio schermo. Allora vado in condivisione e vi faccio vedere cosa ho scoperto. Ho scoperto un sito molto interessante perché cercando appunto negozi di interior design, navigando su Google mi sono imbattuto in questo negozio qui, Indish Design Shop. E ha comunque visto delle buone recensioni, cioè 4.2 non è male, e ho detto andiamo a vedere un po', prendiamo delle idee da questo negozio, andiamo a vedere cosa si può fare, no? Se mi viene qualche idea geniale. Allora sono andato qui e prima di tutto sono passato essenzialmente dalla scheda Google. Questo qui è un negozio che è in Inghilterra, non importa realmente dov'è, questo è solamente per fare un esempio, poi penso che facciano anche gli invii in tutto il mondo. Io sono entrato qui essenzialmente perché ho visto una buona scheda Google con buone recensioni. Allora mi sono messo direttamente nel sito web e ho seguito il processo che è un po' il processo che seguono tutti i possibili clienti, cioè solitamente un possibile cliente di un'attività scopre l'attività tramite Google o tramite i social. Ricordiamo questo, Google e i social sono un ponte per portare le persone nel luogo dove poi si realizza la vendita, che nel 99% dei casi è il sito web. E io ho seguito questo processo, ero curioso sui loro prodotti, sono entrato nel sito web e qua chiedo da subito l'opinione di Fabio e anche la vostra. Datemi, se vi va, mentre Fabio fa la sua analisi, datemi i vostri feedback, perché questa è una simulazione guidata, cioè una simulazione di lavoro insieme. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo sito e ditemi cosa si può migliorare, cosa vi piace, cosa non vi piace. Cerchiamo di essere critici, cerchiamo anche di sbagliare e di buttarci. Allora, quando entriamo in un sito e iniziamo un'analisi, si parte sempre dal posizionamento, cioè da quello che mi trasmette immediatamente un sito. Passo la parola allora a Fabio per una piccola analisi sul posizionamento di questo sito. Vai Fabio. Esatto, tra l'altro ho appena registrato un contenuto riguardo al fatto che la digitalizzazione di tutte le aziende in questo periodo storico crea un nuovo problema, che è quello di essere uguale agli altri. Quindi Matteo adesso sta cercando l'arredamento per la sua nuova casa e è finito in questo sito. La domanda che ti faccio a te che sei in questa masterclass è la seguente. Capisci in cosa sono specializzate in questo sito? Cioè di cosa si occupano? Ti sembra un sito che comunica in maniera chiara entro 3 secondi il perché dovresti continuare a cercare dei prodotti o dell'arredamento qui dentro? Oppure ti sembra che non curino affatto la comunicazione, il copywriting, cioè il modo in cui io comunico con te che sei il visitatore nel sito? Vi faccio rivedere la regola dei 3 secondi, che è questa, cioè io entro nel sito e nel momento in cui si è caricata tutta la pagina è 1, 2, 3. Qua devo aver già capito più o meno in maniera chiara di cosa si tratta. Che feedback mi date voi su questo? Partiamo dal posizionamento. Esatto, andiamo a vedere. Ecco, perché qualcuno dice si occupano di tazze. No, non si occupano di tazze. Vedi, infatti c'è già probabilmente un posizionamento misleading, cioè che ti porta a pensare a un'altra cosa. Effettivamente potrebbe sembrare un negozio di tazze, è vero. Cioè tu entri e pensi che è un negozio effettivamente di tazze. Io avrei detto quello. Sì, in realtà, visto che i primi 3 secondi che ora, ovviamente hanno molte ceramiche e molte tazze, però non è solamente un negozio di tazze. Vediamo un po'. Dai, dai. Dateci delle opinioni. Non si capisce. Articoli da cucina, forse. E adesso invece andiamo a scoprire che, se entriamo qui, hanno
roba da tavolo, roba da cucina, giusto? Hanno roba da cucina, molta roba da cucina, però andiamo a vedere che hanno anche roba del giardino, per esempio. Guardate qua. Hanno anche roba da le luci, guardate qua. Quindi non è solo roba da cucina o tazze, questa è oggettistica, questo è arredo da interni. Allora il punto è chiaro quando entriamo nel sito oppure no? Non è scritto neanche da nessuna parte. E poi vi faccio vedere un'altra cosa, che questo poi analizzeremo bene questo sito. Quando vai giù, guardate qua, abbiamo, abbiamo gift voucher, cioè voucher per fare un regalo. Poi abbiamo, non so questo che cos'è, se è una roba da... Non so cos'è questo, ammetto che non so cos'è, potrebbe essere un tappetino da cucina, ma non ne sono convinto. Una tazza, barattoli, una lampada, un piccione, Un il gatto pinguino, Mao, questo è devastante, però già da subito mi rendo conto di una cosa, cioè qua c'è il gift voucher, non c'è uno spazio di testo, quindi non so cosa vendono, non si sono ancora presentati, non c'è nulla, ci sono solo degli oggetti, ma alcuni hanno il prezzo, questi hanno il prezzo, questi no. Perché questi non hanno il prezzo? Cosa mi vuoi dire? E poi una roba anche che ho scoperto cliccando, adesso andiamo ad analizzare, è che tipo se io clicco sul piccione, vedi, tra l'altro è bellissimo questo, io lo chiamo piccione ma è un bellissimo. pinguino, mi esce effettivamente il prodotto, ma se io clicco sulla tazza, guardate, mi esce Shopify, registrati, non so cosa mi esce. Quindi già qua c'è un bug. Adesso analizzeremo anche i bug e i problemi perché poi sono le cose che andrete a fare nei siti quando lavori come SMM, devi testare ogni cosa. Ripasso però la parola a Fabio per chiarire il discorso del posizionamento, cioè dov'è il posizionamento Fabio qua? Esatto, allora, mi senti bene, Sì. no? Allora, partiamo dal concetto che il nome è importante, quindi Indish. Io mi aspetto un arredamento orientale, perché si chiama Indish, col qualcosa di strano, esotico. Comunque, non mi spiegano il perché, come sono nati, eccetera, a parte che nel menu sopra mi parli solo dei tuoi prodotti. E non mi dici chi sei, cosa fai, perché dovrei pagarti. Infatti, la prima cosa che devi fare tu come social media manager è fare la domanda all'imprenditore: chi sei, cosa fai e perché dovrei pagarti? Fabio, Se io intanto adesso apro la vado. lavagna digitale, così almeno andiamo a segnarci queste cose. Esatto, quindi andremo a vedere adesso, tornando poi su Indish, che la pagina riguardo a loro, cioè About Us, chi siamo, c'è, ma è nascosta in fondo. Ed è una pagina che se andiamo a vedere, adesso andremo a vederla, Adesso andiamo. diciamo che non risponde a queste domande. Quindi chi sei, cosa fai e perché dovrei scegliere i tuoi prodotti? Cioè qual è la ragione per cui sei aperto? Qual è, per cosa sei diverso dagli altri? Perché qui Indish, a parte avere diciamo arredamento abbastanza strano, eclettico, che non ha un senso, in fondo, sotto nel footer, c'è la pagina About Us, cioè chi siamo, quella roba lì in realtà è la prima cosa che mi devi dire, ma non me la devi dire solo nel menu, me la devi dire anche nelle prime informazioni. Siamo Indish, vendiamo arredamento che non ho idea di cosa sia perché non si capisce. Qui vediamo cosa dicono questi. Prova a fare clic col destro e tradurlo in italiano, così magari per chi non sa l'inglese, forse riusciamo anche a fare un'analisi. Ebbene, Indish eccolo qua. ha sventolato la bandiera del design a Crouch End al 96. Chi se ne frega? Cioè, io voglio un arredamento. Ho capito che è un arredamento design interessante, ma non me ne frega niente che tu dal 96 a Crouch End vendi sta roba incapibile. E se Kasia posso Dalai e aggiungere, ci Melanie. sono citate le persone, i fondatori, ma non c'è la loro foto. Esatto, cioè, anche perché quando voi andate a scrivere il posizionamento, a parte che va nella home page e è la prima cosa che devo Io vedere. intanto segno, queste cose. Esatto, quindi mancanza la pagina chi siamo, ma anche mancanza della presenza. Della storia di Indish nella home page, cioè la pagina chi siamo. Ad esempio, quando io clicco sul menu, la cosa più intelligente da fare è spostare
portarmi in realtà nella home page, nel livello, avete visto dei siti web in cui cliccate il menu e vi scorre semplicemente la home page e va nel punto, che poi se volete approfondire c'è scopri di più, eccetera. Mi stava venendo in mente un'altra cosa, perché qua poi, per tornare alla home, non c'è la home qua nel menu, vedi? Esatto. Cioè non posso tornare alla home, è solamente qua imboscato qui, capito? Per tornare alla home page. Cioè qua c'è un errore clamoroso, tu non puoi mettere la pagina riguarda noi, la pagina about us, in fondo nel footer che è l'ultima cosa che la gente vede. Quindi diciamo che vi stiamo mostrando queste cose per farvi capire, prima di tutto in un report, quali sono le cose che io posso andare a vedere. Poi in Accademia SMM, ragazzi, vi daremo proprio il PDF con tutte le tutti i possibili errori, ce ne sono tipo una cinquantina di cose da andare a controllare in un sito, per saper fare un report correttamente. Chiaramente qua ci vorrebbero ore, non riusciamo a farlo, però questo è per mostrarvi quante cose si possono trovare in un sito che vi garantisco cambi veramente anche solo la metà di queste e diventa tutta un'altra cosa. Avete idea di quanta gente entra in questo sito e dice porca miseria, ma non mi ispira? Perché il visitatore quando entra non è che ragiona come noi che stiamo analizzando e va a vedere i dettagli, dà uno sguardo d'insieme, non si trova e non capisce realmente a livello conscio perché non si trova, se ne va e basta. Quindi, esatto. E poi oltretutto non abbiamo scelto un sito, cioè scrivendo, io questo sito l'ho trovato perché ho scritto Interior Design Store UK e se vai nella mappa, Google Maps è il secondo che esce, cioè questo è pure indicizzato a bomba. Su Google Maps questo è forte, riceverà un sacco di traffico. Ora, tramite questo sistema che adesso c'è bisogno di alcuni software, però in Accademia SMM vi possiamo anche mostrare come capire quanto traffico ha un sito. In questo modo puoi fare un report e dire all'imprenditore ehi, guarda che sta ricevendo 1000 visite, ma stai scherzando, con 1000 visite tu devi avere il sito ottimizzato per convertire. Comunque io non so se riceve 1000 visite al mese, ma secondo me di più questo sito, solamente da qua, da questa pagina. Quindi assolutamente è un sito che ha un potenziale forte. Esatto. E quindi c'è un problema qui, perché se il loro, non so chi li ha messi su Google Maps, ma vi faccio un esempio. Io in questo momento mi trovo di nuovo in Spagna e ci sono degli avvocati, faccio un esempio generico, poi magari lo vediamo anche, che registrano marchi. Quindi non è detto che se io sono su Google Maps e ho anche delle recensioni discrete, ne hanno 26 che non sono tante ma sono comunque recensioni, non è detto che tu fatturi di più solo con questa mossa. Infatti poi finisco sul sito e questo è il classico esempio di gestione di un e-commerce, cioè Indish ha bisogno di un social media manager che gli dia una rivisitata totale a sto sito, ma non lo fa lui il sito, gli dice esattamente come fare, poi assieme a un web designer vanno a sistemare i pezzi, perché io sono sicuro che Indish abbia qualcuno che ha fatto sto sito osceno. Però, detto questo, è importante capire che, soprattutto nell'e-commerce, questa struttura di mettere in evidenza chi sei, cosa fai e perché dovrei pagare te e non un altro, è fondamentale, perché l'e-commerce si basa sulla fiducia. Già le persone hanno paura a comprare online. Se poi mi presenti un sito del genere in cui clicco e non vanno le cose, poi mi metti il prezzo da una parte, non si capisce, non mi fido. Ed è per questo che in realtà forse hanno solo 26 recensioni su Google, anche se vendono comunque arredamento, design, eccetera. Quindi diciamo che se vi immaginatevi una casa che si sta costruendo, quello che andiamo a fare come social media manager è andare a vedere le fondamenta. Le fondamenta sono il posizionamento. Su cosa si appoggia poi questo business? Si appoggia sulle tre domande. Chi sei, cosa fai e perché dovrei pagare te, Indish, oppure un'altra persona. Sto cercando dell'arredamento per la casa. Tra l'altro, Matteo, domanda, con quali keyword è uscito come risultato? Questo è uscito con la keyword interior design. Esatto, quindi interior design store, quindi negozio di interni. Interni, però bisogna specializzare, perché come sapete io non sono un esperto di interior design, però ci sono tanti stili di interior design. Adesso io non ne ho un'idea, però specifica il settore, perché magari c'è qualcuno che sta cercando esattamente quello stile che se trova te, paga da te, perché le persone, sarai d'accordo con me, Matteo, quando devono arredare è una paranoia totale, è un dramma, veramente uno dramma, stress. È un dramma, lo sto vivendo ed è un dramma.
E poi addirittura possono anche innovare. Se io fossi un'azienda di interior design, creerei un modo di simulare come si vedono le cose in casa mia. Cioè, se io compro questo, questo e questo, come si vedono Infatti insieme? io vi spoilero che in Accademia vedremo un nuovo metodo che non usa nessuno, ma nessuno al mondo vi sto parlando, che vi permette di fare vendite a distanza anche di oggetti fisici, mostrando completamente l'oggetto al cliente a distanza. E si fa attraverso una roba pazzesca, quindi anche semplice da utilizzare. Quindi è tanta roba questo. Purtroppo questo sito ha un enorme potenziale che non è sfruttato. Ma ci sono anche cose positive, perché se continuiamo l'analisi, ci sono secondo me cose valide. Anche i prodotti non sono male, cioè se navigando in questo sito trovi anche cose carine. Noto però, appunto, come diceva Fabio, sicuramente una carenza pazzesca nel posizionamento. Poi qua non ha senso il fatto che alcuni prodotti abbiano il prezzo e le animazioni anche. Vedi, questo è carino. Ti fa vedere, guarda, questo è molto bello secondo me. Però è chiaro che non ha senso che alcuni prodotti abbiano il prezzo e altri no. A parte questo, quando io ho fatto anche una prova di acquisto, andiamo a vedere leggermente il checkout, poi ovviamente questo in Accademia lo andremo ad approfondire scientificamente, però la procedura di acquisto è molto snella, cioè questo è fatto molto bene, puoi selezionarti il colore, in questo caso c'è solo un colore, però puoi vedere anche nel momento del checkout esattamente il prodotto, puoi aggiungerlo al carrello e poi il checkout e l'acquisto è molto molto rapido. Sono andato a vedere veramente in... Ecco, qua c'è solamente un errore, cioè che qua sotto è meglio avere, ad esempio, in una pagina di checkout, l'idea è far fare meno passaggi possibili al cliente. Quindi io qua ho aggiunto al carrello e qua mi sta ancora dicendo vai al checkout. Invece potremmo già andare dritto a fare il pagamento. Si può fare in alcuni siti, dipende chiaramente da che siti, però l'idea è meno passaggi possibili per il cliente, cioè meno click possibili. Anche quando io vado al checkout, l'ideale è avere una pagina di checkout con già l'opzione per pagare diretto. Qua invece mi chiede tutte le informazioni e poi mi fa continua e vai avanti, capito? Quindi l'ideale è la famosa one page checkout, cioè una pagina dove metto tutte le info e pago diretto. Ti fa fare troppe vendite in più, perché se il cliente vede che già c'è la carta, nella sua mente sta già comprando. Qua invece non sta ancora comprando, sta mettendo tutte le info, bla bla bla. Quindi fatemi sapere la vostra su questo. Quante volte vi è capitato di essere lì per pagare e poi dici no, che sbatti, no, oppure troppo lenta, troppo difficile, troppo complicato, te ne vai fuori dal sito. Fatemelo sapere questo. Quindi comunque ha del potenziale, perché il checkout non è male, è un 8 su 10, può essere ancora migliorato, però non è male. Tornando invece alla home, qua noto nella struttura, per esempio, rapidamente, noto che non ci sono le categorie di prodotto. Quindi io sto entrando qui e l'unico posto dove ci sono le categorie è qui in alto, cioè solo qui posso orientarmi, ma qua non è orientato. Quindi io qui non ho, per esempio, cucina, giardino, lampade. Io qui ho roba a caso, cioè c'è il voucher, che non so perché c'è il gift voucher come prima cosa, cioè la prima cosa che è la parte più importante del sito, tu mi metti regala un voucher, ma se non ho neanche capito cosa vendi, come fai a mettermi regala un voucher? Comunque. E poi... quante volte tu regali l'arredamento alla gente? Cioè, regalare l'arredamento per me è il peggior regalo possibile, il più difficile in assoluto, perché io come faccio a sapere i tuoi gusti? Poi è roba qua che... tu regali il voucher, però sicuramente non è la prima cosa che fa uno che visita sto sito, cioè... Esatto. Sicuramente non vai lì a regalare un voucher o... Sì, e comunque esatto. Effettivamente anche l'arredamento come regalo non è forse il primo regalo che fai a una persona, quindi... Ma io qua... Poi qua c'è Say Hello. Cosa vuol dire? Di ciao, e ci sono le foto inserite da Instagram qua, secondo con anche me, dei cassetti, secondo... non capisco onestamente questa parte del sito, forse tu Fabio riesci a capirla. No, sinceramente non ha senso. Io qua quello che vedrei bene è una bella sezione di categorie per aiutare le persone a orientarsi, e poi sotto magari top prodotti. Per ultimo, se vuoi, puoi mettere i social, ma non messi così che non si capisce neanche che è Instagram, perché c'è scritto di ciao. Vabbè, ciao a cosa? Boh, a una foto di Instagram. Vabbè. Andando sotto, vi faccio vedere anche alcune cose clamorose, perché c'è iscriviti alla newsletter. Ma per cosa? Cioè, se tu non mi dici perché mi devi iscrivere alla newsletter, perché ti devo mettere l'email? Ma newsletter cosa?
Se tu invece mi scrivi newsletter per 10% di sconto, ricevi un buono 10% di sconto, mi scrivo, ti metto l'email. Ma iscriviti alla newsletter così a caso, senza più dettagli, non ha senso. Allora, se tu mi dici iscriviti alla newsletter per ricevere uno sconto, per ricevere un'offerta, per ricevere qualcosa, lo faccio. Oppure dammi l'email che ti mando la guida al catalogo completo dei prodotti, per esempio. Ma così non ha senso, la gente non si iscrive alla newsletter per iscriversi alla newsletter. Andiamo a vedere un po' i commenti. Lo spazio cerca, effettivamente lo spazio cerca dov'è? Ah, eccolo qua, in alto a sinistra, c'è cerca, c'è lo spazio cerca. Fatemi vedere ragazzi, fatemi sapere anche se voi state navigando. Tra l'altro una cosa interessante per gli studenti che saranno in accademia, lavoreremo così, quindi voi avrete il vostro PC e potete guardare Zoom e intanto lavorare insieme a noi, perché avrete due finestre separate, quindi potrete lavorare anche in diretta. Fatemi sapere per chi è collegato tramite PC o chi riesce a vederlo, fatemi sapere che altri difetti vedete in questo sito, ok? Voglio mettervi alla prova per vedere anche chi è un po' più preparato, chi riesce a darci delle idee. Dai, andatevi, vi voglio sfidare, datemi delle idee, troviamo altri errori. Per esempio, andate un po' a smanettare, cliccate in giro, vediamo chi riesce a trovare degli errori o delle cose da perfezionare. E poi va fatta la lista, importantissimo. Vedete, adesso io lo stavo scrivendo alla lavagna digitale, ma poi si fa la lista di tutte le cose da sistemare. Odio il non poter acquistare direttamente, dovermi registrare prima. Infatti il guest checkout è fondamentale, la gente deve poter pagare da fuori. Non... Secondo me il proprietario non è un professionista del settore di cui vende questa merce. No, perché dicono che sono 20 anni lì a farlo, quindi Bruno in teoria hanno esperienza. Esatto. E responder, forse intende responsive, ecco Alex ha introdotto un argomento molto interessante, cioè io devo anche andare a vedere ogni volta il sito in versione mobile, ok? Andate sempre a verificare anche il sito in versione telefono e se andiamo da telefono per esempio, io noto subito che nella prima schermata appena entro c'è il logo gigante, c'è il gift voucher e non ci sono informazioni. Quindi qui torna al discorso del posizionamento che diceva Fabio, io entro da telefono e sono assolutamente devastato, cioè non ho possibilità di capire cosa vendi. E già la prima schermata l'ho bruciata perché c'ho un logo gigante e perché c'ho il gift voucher. Pensa quanto spazio potevi mettere qui. Qua potevi metterci il tuo top prodotto da vendere e farlo fuori subito. Invece stai bruciando vendite. Da mobile in realtà poi il sito è abbastanza ottimizzato bene, quindi probabilmente da mobile, a parte la visualizzazione iniziale, non è messo male. Tranne questo logo troppo grande anche nel checkout, non so se l'hai visto tu da mobile Fabio, anche quando vai a fare il checkout, ecco, un'altra roba, si impalla, è rimasto impallato, si è aperta una schermata bianca e mi si è impallato, quindi comunque sicuramente c'è da migliorare qualcosa anche a livello di navigazione, perché guarda, mi si è impallato, anche aggiornando la pagina è impallato, quindi sicuramente anche da mobile c'è da migliorare qualcosina. Torno su Facebook per leggere i vostri commenti. Non c'è un richiamo all'azione, ovvero il perché acquistare. Non mostra un bisogno da soddisfare. Anche questo è corretto. Cosa ne pensi tu? No, che sono tutte osservazioni corrette. Infatti vediamo David, grande David. Ovvero un perché acquistare. Sì, bisogno, angolo. Non mi parli in prima persona. Non c'è anche una cosa importante che aggiungerei. Poi dopo ragazzi, se avete delle idee facciamo mastermind, perché questo è una simulazione guidata. In realtà noi è come se stessimo preparando diciamo il report per questa azienda, per poi cercare di acquisirla come cliente, perché loro hanno bisogno di noi. Infatti la ragione per cui formiamo social media manager è perché crediamo realmente che questo ruolo sia fondamentale per l'economia oggi. Quindi preparando questo report andiamo a vedere qual è l'obiettivo anche di vendita di questo store. Dov'è che fanno più profitto o per cosa vogliono essere riconosciuti? Perché nella regola dei 3 secondi, oltre a dirmi chi sei, cosa fai, perché dovrei pagarti, c'è anche un'altra regola che è quella di evidenzia cosa vuoi vendere per primo. Ok? Mettimi in evidenza quello per cui vuoi che io ti riconosca come esperto del settore, perché moltissimi esperti, e questo è un aspetto che discutiamo sempre io e Matteo e con i nostri studenti,
vogliono vendere tutto a tutti perché sono abituati al fatto che il cliente entra nel negozio e quindi hanno un sacco di offerte, ma online le persone non hanno tempo da perdere, sono distratte, gli arriva la notifica su Facebook. Quindi è anche fondamentale, una cosa che possiamo scrivere, scrivere esattamente cosa vuoi vendermi per primo, perché se non me lo dici tu che hai creato l'e-commerce e il sito web, non lo posso sapere io che ti ho appena scoperto. Io inserisco anche nella struttura del sito, inserisco ottimizzazione da mobile, esatto, per la prima pagina. E, cos'altro avevamo detto di interessante? Ah, la newsletter senza senso, assolutamente. Newsletter, dare motivazione. Lo sto scrivendo al volo, ragazzi, solamente per tenere traccia di tutte le cose che stiamo dicendo. Facciamo un po' di mastermind. Si capisce poco lo stile. Anche questo è vero, effettivamente. Questo rientrerebbe nel posizionamento, no, Fabio? Che non si capisce lo stile di cosa vende. Più che altro non si capisce quello che ho detto prima. Nell'arredamento ci sono un sacco di stili, di cui io sono proprio all'oscuro, ragazzi, aiutatemi voi. Però se tu mi dici che sono stile, non lo so, dimmi uno stile, Matteo, che magari tu sei... Per esempio, io sono per il contemporaneo, a me piace il contemporaneo, contemporaneo in tutto. Quindi quello ultramoderno. Esatto, new age, questi stili. Dimmi esattamente, perché quando io vendo soprattutto design online, devo andare su un avatar preciso. Infatti un altro errore che secondo me ha fatto questo e-commerce è non aver chiaro l'avatar del proprio cliente. Che tipologia di cliente compra questa roba strana? Sicuramente saranno persone creative, persone che nell'ambiente che arredano vogliono avere delle idee continue, vedono, cioè che vedono la vita in modo un po' più colorato rispetto a uno che arreda la roba in maniera classica, secondo me. Quindi anche importante, possiamo scrivere qui nel posizionamento, non hanno deciso l'avatar del cliente, che è in realtà il secondo step dopo aver deciso chi sei, cosa fai, perché dovrei pagarti. Ma magari ce l'hanno l'avatar del cliente, perché se guardi tutta roba comunque semplice da casa, anche divertente, perché hanno molto... Io sono andato a vedere un po' di oggettistica su Instagram, vi faccio vedere l'Instagram, hanno molte cose carine colorate, quindi guarda, ti faccio vedere per esempio, vedi, hanno tazze, hanno robe così. Vedi, con i cartoni animati, con le cose, quindi hanno comunque un loro stile per certi versi, vedi? Però non riescono a comunicarlo chiaramente. Sì, comunque hanno uno stile molto colorato, se vai a vedere. Sì, sembra un po' quegli shop, ci sono... Perché secondo me c'è una differenza, per chi è ignorante di questo settore, abissale, tra quegli shop che ti vendono tutto a un euro e questa roba qua che magari vale un sacco di soldi perché è arte. Quindi non bisogna anche raccontare un po' la storia che ha portato alla nascita di questo stile. Cioè, cosa rappresenta? Per cosa ci battiamo? Infatti, dovrebbero, esatto, scrivere nella loro storia del negozio perché è nato questo negozio. Cioè, esatto, cosa... invece nella storia, in About Us, che era quella pagina nascosta, parlano solo di loro, ma... Se tu vai su questo sito, te ne frega qualcosa di loro? No, sei lì per risolvere un tuo bisogno. Ma guarda che non hanno roba brutta comunque, cioè alcune cose per carità non mi piacciono per niente, ma altre cose secondo me sono anche carine. Dipende magari chiaramente... se entri nel mood, son belle, dai. E non sono economiche, attenzione, qui si parla di oggettistica di alto livello, cioè qui parliamo... Beh no, non di... è alto livello, ma certe cose comunque £50 sono... Quanto saranno? 60 euro, 70 euro, una roba così? Sì, però un vaso a 60 euro non è proprio economico. Ah, cioè, vero, è vero. Una persona normale non spende 60 euro per un vaso. O meglio, io non li spenderei. Perché non so, non sono un fanatico. In realtà c'è gente che spende anche 1000 euro per un vaso. Vediamo un po' i commenti. Le foto non convertono. Le foto sono fatte anche abbastanza bene, secondo me, perché con questa idea che hanno fatto, che ci passi sopra col mouse, cambiano i colori, vedi le cose. No. Secondo me, come stile l'e-commerce non è fatto male. Guarda il vino, che il meglio, il, questo qui come si chiama, Fabio, mi viene, il decanter, no? Sì, vedi, sì. Però ci passi sopra e vedi l'effetto col vino. Cioè, non è fatto male, ha del potenziale. Ora, andiamo a vedere... un attimino la connessione con i social, perché stavo smanettando prima, clicco su Facebook e vedi, mi si apre questo, cioè mi si apre sto mostro.
Vedi? E ti si apre la pagina Facebook ultra zoomata e sgranata. C'è una roba assurda. Dicevo, ma che cavolo, perché mi esce così? Non ho mai visto Facebook che mi esce così. Poi ho scoperto il perché. Perché il link che loro hanno messo non l'hanno più aggiornato. Quindi vedi che c'è m.facebook.com, ti esce quello da mobile. Io penso che Sì. ti Esatto. esca la versione per mobile, però da desktop. Dovrebbero invece mettere solamente facebook.com/indiesign shop. Guarda. E ti esce la pagina giusta. Quindi qua c'è un link che potenzialmente ti brucia tutte le persone che visitano Facebook, perché ti esce un link che non è aggiornato. Probabilmente hanno messo solo il link per la versione mobile e Sì. quindi da PC ti esce tutto grande e sgranato. Mi sembra che martellino, no? Su Facebook. Martella non stavo vedendo, però non tanto con costanza, che guarda, ieri 0 like, vabbè. 9 ottobre hanno messo questa foto, poi hanno messo 19 settembre, cioè qua c'è un gap 9 20 ottobre, giorni. 19 settembre, sono stati fermi quasi un mese. Sì. Quindi non c'è da stupirsi che poi le foto perdono intensità, perché se ti fermi a pubblicare perdi anche l'indicizzazione dell'algoritmo, sei stato morto, questa qui è una pagina morta, morta completamente. Questa qui è una pagina che la puoi ravvivare con degli annunci. Secondo voi, ragazzi, stanno facendo degli annunci a pagamento? Dai, facciamo un po' di lavoro insieme. Stanno facendo degli annunci a pagamento? Cosa dite? I migliori le fanno il loro programmatore o il nostro? Dipende dalla situazione del cliente. Ci sono i clienti che hanno il loro programmatore. Le modifiche, comunque, noi insegniamo come farle in Accademia SMM, almeno le cose più semplici che uno può fare. Possono essere fatte tranquillamente dal social media manager, non è un lavoro che gli compete, ma sono sicuramente capacità che servono, ma non serve un'abilità di programmazione. Quando invece c'è da programmare qualcosa o fare dei cambiamenti importanti, lì ci vuole l'intervento di un programmatore e ti puoi affidare o al programmatore del cliente oppure abbiamo i nostri, che in Marketing Genius sono sempre disponibili per tutti i nostri social media manager. Questo è un altro plus importante dell'Accademia. Dovremmo esaltare i prodotti rientranti nella sezione New, grande punto di Eleonora questo. Effettivamente loro hanno creato la sezione New, cioè vedete qua, se andiamo a vedere, torniamo un attimo sul sito, hanno fatto la sezione New e non c'è la Home, cioè non c'è la Home nel menu ma c'è New. Io clicco su New e chissà cosa c'è, andiamo a vedere. Ah, eccoli qui. Sono gli ultimi prodotti, però sono anche un po' tanti. Quindi alla fine ti fa più confusione di prima, forse. Il new dovrebbe avere, Esatto. secondo me, pochi La prodotti. ragione, un'altra cosa importante, la ragione per cui qualcuno non paga è perché è confuso. Quante volte vi è capitato di non comprare in un sito perché avete troppe opzioni? Infatti è anche una cosa strategica, dicevo quello che dicevo prima. Cosa vuoi vendermi sopra? Se tu mi metti tutte le categorie sopra, a parte che mi stai causando un danno perché sono confuso, non so dove andare, non so niente. E soprattutto, come le abbino le cose? Cioè, è sempre lì il punto. Ci sono un sacco, a parte una cosa che volevo chiederti, Matteo, quanto è divertente fare queste analisi? Cioè, io starei qua tutto il Bello, bello, giorno. poi mi piace la partecipazione di tutti voi che siete carichissimi. No, ma secondo me, fino ad oggi, oltre 500 social media manager che abbiamo formato, no, nell'ultimo anno, ci divertono proprio per quello. Ma io, più lo facciamo, più facciamo queste simulazioni, perché chiaramente io e Matteo ci aggiorniamo sempre ogni giorno sul settore e ci divertiamo veramente tanto. Quindi ci sono anche dei lavori digitali, questo è giusto dirlo, che sono molto solitari, no? E quindi è anche bello avere l'interazione, riuscire a interagire poi con il tuo cliente, perché tu vai dal cliente con il report e gli dici: guarda, questa è la tua situazione, vuoi risolvere o no? È una risposta chiara, sì o no? No, bene, ce ne sono altri 150 che vogliono risolvere e che non hanno mai avuto un tipo di analisi del genere. E la cosa potente è sempre quella, l'arma segreta è proprio il report e la modalità che pratica che ha contraddistinto il metodo SMM pratico, Fondamentale. Comunque e tu dovete sai cosa diventare dei fare. fenomeni. Avete visto noi che con una certa velocità andiamo a capire. Io questo sito l'ho guardato tipo 10 minuti, non è che sono stato lì a studiarmelo per 2 giorni. Sono andato lì e ho capito rapidamente, sapevo dove andare, insomma, per cercare gli errori. Avete visto? Fabio non l'aveva neanche visto.
lui in realtà tre non secondi ha sapevo capito nulla. dove ci sono gli errori. È andato subito. Io appena glielo ho fatto vedere a Fabio, mi ha detto: dov'è la pagina sull'azienda? Effettivamente non c'è, o meglio, è imboscata sotto. Esatto, non ci Poi si ci sono altre piccole cose che io stavo notando. Per esempio, loro hanno messo qua sotto i cosi American Express Maestro. Questo alza le conversioni in un sito, serve molto, però non puoi mettermelo tutto in fondo. Tu me lo devi mettere dove io vado a pagare. Capito? Lo puoi mettere o in mezzo alla pagina o proprio nel checkout. Quando io vado a comprare un prodotto, sparamelo qua, American Express e tutto, perché è lì che io sto tranquillo che accetti PayPal, American Express e dà anche fiducia. Ma non me lo puoi imboscare in fondo, che non ci arrivo in fondo alla pagina. Quindi questo è un elemento che alza la conversione, però è messo nel posto sbagliato all'interno di questo sito. Stavo andando anche un po' a bazzicare su Instagram e abbiamo visto Instagram non è fatto male, ha una linea abbastanza comune. Però qua manca la presenza umana, secondo me ogni tanto qualche foto, anche da fare dei test, capito? Tipo una cosa che ho notato prima bazzicando su Instagram è che non so perché, ma le foto delle tazze sono quelle che ricevono più like su sto sito. Sto andando a vedere le foto con le tazze, sono quelle che, boh, piacciono di più. E quindi secondo me potrebbero anche pubblicarne un po' di più o creare magari la parte delle stories in evidenza sulle tazze. Perché se è quello che la gente Direi clicca di più, lo devi mettere in che evidenza. sono popolari per le tazze. Un altro. Bisogna Sì, anche vedere i guarda, anche qua feedback. sono tazze 62 like. Poi c'hai di nuovo le altre cose. Queste 23, ma perché forse non sono piaciute. Però in linea di massima, se andiamo a vedere, le tazze sono quelle che hanno più seguito. Vedi, 49, anche qua le tazze colorate. Poi sarebbe da fare un test e provare a sparare una foto dei fondatori. Perché se testi ogni tanto e metti delle foto loro, capisci se la presenza umana viene recepita bene, cioè se piace i followers oppure no. Quindi l'Instagram Sì, comunque dipende. non è malissimo, però manca di consistenza perché guarda, questa qui è di un giorno fa, poi abbiamo questa qui di 4 giorni fa e poi abbiamo di nuovo 3 settembre. Quindi praticamente non hanno pubblicato di nuovo per un mese. Dove sei finito in un mese? Perché non hai martellato? Un mese sono 30 giorni, potevi fare 30 post. Potevi spaccare, sei sparito nel nulla. Con un sito che riceve traffico e che non è ottimizzato, con i link ai social che su Facebook esce fuori sgranato. Chissà se Twitter esce, andiamo a vedere. Ah sì, Twitter c'è. Adesso scopriamo che su Twitter sono fortissimi. No, sono gli stessi contenuti identici, sempre senza interazione. Poi c'è il loro slogan scritto in fondo alla pagina in basso a sinistra. Cose utili e belle da avere e dare. Scritto in fondo alla pagina, però, dove Devo nessuno dire. leggerà mai. Bah, Vediamo un po' di va commenti. Non so se bene. volevi aggiungere qualcosa, Fabio. Intanto leggo i commenti. No, io voglio aggiungere che sono sempre più convinto che questa figura dell'SMM, oltre a essere un lavoro in ipertrend che abbiamo analizzato da questo mese dedicato proprio alla figura dell'SMM, è proprio divertente. Cioè, quella, la nostra capacità di analizzare i siti, fare anche certe battute, poi vedo che le state apprezzando, la nostra schiettezza nel dire le cose come stanno, che sono anche consigli utili per le persone, è data dal fatto che una volta che tu hai in mente un metodo preciso, in step, ti diverti perché anche mentre giri per strada, inizi a vedere potenziali clienti ovunque. Dici, ma questo qua, andiamo a vedere, vedo magari una boutique, no? Vado a vedere su internet se esiste, come esiste. E in 3 secondi magari gli fai un report, acquisisci un cliente. Questo è quello che succede ogni giorno ed è quello Ti che ci ricordi, spinge sempre di più. Fabio, che avevamo conosciuto a Capodanno un tizio, tu sai di chi parlo, che lavora, diciamo che c'era quella marca militare che voleva lanciare, ti ricordi? Ecco, sto tizio qua, noi ci siamo messi a parlare, ci ha fatto vedere il suo sito e noi, oh ragazzi, era Capodanno, obiettivamente a Capodanno, chi c'ha voglia di lavorare? Eravamo lì a berci lo champagne, cazzeggiando e abbiamo detto, ah però sto sito, dai, porca miseria, c'hai il checkout che è lento, c'hai l'immagine sopra che è storta, non hai un posizionamento, la newsletter c'è scritto dammi l'email e non gli dici, ci abbiamo detto queste cose qua, ma da mezzi ubriachi in 3 secondi. Su mi fa, no, no, dammi il tuo numero, dammi il tuo numero, mi ha stalkerato per un mese, andiamo a prenderci un caffè, mi devi fare il sito, mi devi fare la roba, cioè per dirvi, e io, ragazzi, noi siamo formatori, non siamo social media manager, l'abbiamo fatto per molto tempo, ma adesso la nostra attività è diversa. Però per dirvi, fai anche i clienti quando non vuoi, perché con queste capacità che tu le usi magari così parlando, alla fine poi le persone ti cercano perché vedono che effettivamente sai.
di cosa parli. Esatto, ma il sapere di cosa parli dipende proprio dalla tua chiarezza che hai nel metodo. Se tu hai un metodo chiaro che è composto da step e vai per step, è un'arma infallibile, soprattutto qualcosa che ti porti avanti per anni. Perché ricordiamoci, ragazzi, che ci sono persone anche che hanno paura, ma sarà saturo il settore. C'è così tanto lavoro da fare là fuori che se shop del genere, che sono famosi, vendono anche con questa schifezza che hanno, insomma, migliorabile. Immaginate cosa può succedere se nei prossimi 10 anni le persone competenti come SMM possono veramente fare grandi, avere un impatto soprattutto sul mondo dell'economia. E infatti i nostri social media manager che fanno più soldi, che è una conseguenza, sono persone che in realtà non pensano neanche a fare soldi. Hanno chiaro, ben preciso il metodo e si divertono nel farlo. Quindi acquisiscono clienti, eccetera, e chiaramente rifiutano anche i clienti che non vogliono. E questa per me è una cosa senza prezzo, perché quando tu hai la capacità di lavorare con chi vuoi, è un'altra cosa che voglio sottolineare. Poi magari se avete delle domande, fatecele pure Sì, una cosa nella chat. importante, volevo dire Fabio, se ci sono, ho visto un messaggio di Mauro che chiedeva dei social media manager. Allora, noi non facciamo pubblicità nelle dirette e le nostre dirette non sono luoghi, diciamo, dove i nostri social media manager si promuovono perché non sarebbe corretto, diciamo, trovare clienti in questo modo. Però se hai bisogno di un social media manager, questo vale anche per tutte le aziende che ci seguono, gli imprenditori, potete scrivere al supporto di Marketing Genius e vi indirizziamo noi sulla nostra piattaforma dove potete scegliere come social media manager e fare proprio dei colloqui ai nostri studenti. Quindi abbiamo pensato di fare una zona, diciamo un sito web con tutti i nostri studenti, i migliori studenti, e lì potete scegliere liberamente. Non vogliamo che ci sia, diciamo, le assunzioni via durante le dirette nei commenti, perché altrimenti non è carino. Quindi preferiamo dare lo stesso vantaggio competitivo a tutti i nostri social media manager e abbiamo creato un luogo dove tutti sono a pari livello e poi è l'imprenditore che può andare a scegliere chi vuole. Vai Esatto, pure, e Fabio. questo è uno dei privilegi che abbiamo dato perché l'avete capito, abbiamo creato un vero e proprio ecosistema nel quale uno ti diverti, due sei in contatto con centinaia di persone come te che stanno lanciando la propria carriera digitale, poi attraverso la piattaforma socialmediamanagers.org hai anche un certo tipo di esposizione. Quindi sempre di più siamo convinti che uno sia il trend del momento, l'abbiamo visto nel webinar La Svolta il 28, magari l'avete visto pure no, e il momento è adesso. Tantissime attività si stanno digitalizzando, molte di loro si stanno digitalizzando male, e l'avete visto in questo caso, e hanno bisogno di aiuto. E questo è veramente il momento giusto. Volevo scrivere grande la mia email, Fabio, la lascio qua, info@matteopitaluga.com, potete scrivere qui per qualsiasi domanda sui corsi, eccetera, oppure al supporto di Marketing Genius perché è in contatto con il supporto. Comunque vi lascio la mia email che è qui, info@matteopitaluga.com, vedevo il messaggio di Clara che scriveva per sapere i prezzi, penso, dei nostri corsi, eccetera, scrivimi pure sulla email, info@matteopitaluga.com. Lascio anche in descrizione, qui sopra su Facebook o qui sotto su YouTube, appena terminata la diretta, metterò il link per Accademia SMM. Le iscrizioni stanno per chiudere, ragazzi, fate azione perché veramente è un corso incredibile. Vogliamo parlare di Accademia SMM, Fabio? Sì, allora, come sapete, noi non abbiamo iniziato l'altro ieri a formare SMM, è più di un anno che abbiamo formato oltre 500 professionisti che ad oggi sul mercato italiano stanno facendo la differenza per loro e per i loro clienti. Molti di loro sono anche persone over 50, 60 che hanno avuto difficoltà nella propria carriera lavorativa e chiaramente il mercato del lavoro fatica a riassorbire persone over 50 proprio perché sono dinamiche obsolete che ti tolgono le opportunità di avere una seconda chance e abbiamo visto che in realtà non ci sono proprio limiti di età, ci sono persone dai 18 ai 73 anni nella nostra community e credo che alcuni di voi siate collegati, ho visto Rocco Fatibene che ha più di 70 anni, che ha portato avanti questa carriera da oltre un anno. E abbiamo però deciso di metterci in gioco con l'Accademia, perché io e Matteo Pittaluga non formiamo personalmente i nostri studenti, ma in questo periodo abbiamo detto, sai cosa, ci mettiamo in gioco da qui a dicembre, anche visto lo stato d'emergenza che è stato prolungato in Italia e chiaramente tutte le difficoltà che ne usciranno per le aziende,
e abbiamo detto dobbiamo metterci in gioco, quindi abbiamo creato questo programma che è molto più potente del corso SMM che c'è già disponibile da un anno, e è un programma ben preciso che vi dico, che vi spiega un metodo che è esattamente quello che abbiamo seguito io e Matteo, senza specificarlo in questa diretta, ma che vi permette di divertirvi e allo stesso tempo acquisire clienti anche quando non lo volete, quindi molto molto bello. La figura del social media manager è un qualcosa che c'è da sempre, da molti anni, Matteo. Sì, però 4-5. Non come Fabio? No, dico 4-5 anni, ma è totalmente disorganizzata, è stata fino a poco tempo fa. Sì, mancava, secondo noi, mancava quando abbiamo avuto questa intuizione, anche imprenditoriale, se vogliamo dire, di inserire questo corso nei nostri percorsi formativi, abbiamo detto c'è un sacco di gente che opera in questo settore, ma le competenze non sono quelle giuste. Cioè, oggi sta andando tutto su internet e mancano persone in grado di digitalizzare un'azienda, ma per digitalizzare significa trasferirla letteralmente online e fargli trovare dei clienti. C'erano persone che facevano la social media manager nel senso di faccio un post al giorno, ma pubblicare su Facebook, fare un post al giorno, non è il lavoro del social media manager. Il social media manager crea un brand, comprende l'imprenditore, anzi è il braccio destro dell'imprenditore, lavora con l'imprenditore per creargli una presenza digitale organizzata e che gli porta clienti. Quindi abbiamo deciso di dargli una struttura, delle mansioni, dare una sorta di inquadramento a questa figura, e l'abbiamo fatto con grande successo. Bisogna dire che guardavo oggi, per esempio, vi faccio vedere questa testimonianza di oggi di Laura, che è pazzesca. Questa qua, mega SBAM, sei contratto da 6.000 euro. Cioè, adesso noi non ci prendiamo alcun merito per i lavori dei nostri studenti, per il successo dei nostri studenti, perché credetemi, sono persone che hanno studiato, hanno fatto azione e si sono impegnate molto. Quindi, questo è semplicemente per mostrarvi cosa è possibile fare quando acquisisci queste competenze, per farvi vedere che c'è mercato, ci sono anche tante possibilità, perché sta andando tutto in questa direzione e mancano persone preparate per aiutare le aziende. Uno che parte da zero vorrei capire le tre cose per iniziare ad approfondire nel frattempo. Alex, ti consiglio di unirti ad Accademia, perché all'interno faremo proprio il percorso completo per spiegarvi bene tutto. Ci Io ragazzi vi lascio zero, il link in descrizione. Dimmi Fabio. No, dicevo che se uno parte da zero, magari ha fatto un lavoro nella sua vita che non ha mai acceso un PC, come dicevo abbiamo dei casi studi di persone anche anziane tra virgolette che sono riuscite, grazie comunque al nostro focus sulla pratica. Avete visto che noi vi spieghiamo esattamente nella pratica quello che facciamo, è la nostra priorità dare pratica in modo che tu ti possa sentire anche in grado di andare avanti, di appassionarti, perché vedi i risultati concreti ogni giorno. Quindi se anche partite da zero, non preoccupatevi, in Accademia dalla prima settimana partiamo totalmente da zero e andiamo poi a focalizzarci solo sulla pratica. Quindi andiamo a sviluppare questo metodo basato sulla pratica, senza andare a dare troppe informazioni, quindi non avrai mai troppe cose da imparare, ma saprai esattamente il metodo pratico che ti abbiamo dimostrato in questa simulazione, ma che in realtà può andare molto oltre. E parleremo poi anche di gestione dell'e-commerce, e quello che abbiamo fatto nell'analisi di questo e-commerce è in realtà l'1% di quello che potremmo fare, perché avevamo tempo limitato appunto. Sto inserendo in questo momento il link nel post e quindi lo trovate in descrizione. Antonio ha detto una gran cosa, da almeno 5 anni segue i più famosi mentor, businessmen, formatori illuminati, web marketing e persino positivo people, ma in voi ho trovato la semplicità al massimo della professionalità per un grande vero supporto. Noi, Antonio, io ti ringrazio veramente, perché i valori nostri sono tre: pratica, semplicità e verità. Noi diciamo sempre la verità, avete visto, siamo molto diretti, ci piace parlare di pratica e dare competenze pratiche, perché sono quelle che vi danno risultati in tempi brevi. E soprattutto le spieghiamo in maniera semplice, avete visto, siete riusciti a capire la nostra analisi, anche se a monte c'è una formazione importante, perché per fare un'analisi come questa che abbiamo fatto abbiamo studiato per anni, però
noi concretizziamo le cose e cerchiamo di darvi quello che vi serve, perché studiare anche troppe nozioni complesse, teorie, eccetera, alla fine è controproducente nel digitale. Ecco, ho inserito adesso il link in descrizione, quindi lo trovate su Facebook sopra al post, una volta terminata la diretta, e su YouTube lo trovate sotto in descrizione. Ci sono tutte le informazioni per Accademia SMM. Vi ricordo che le iscrizioni stanno per chiudere perché si inizia lunedì e siamo anche praticamente al completo. Quindi davvero ci sono gli ultimi posti, ragazzi, approfittatene perché è un'occasione unica che non so se si ripeterà. Quindi sarà veramente un'accademia incredibile. Probabilmente non si ripeterà perché, come vi ho detto, abbiamo deciso di creare questo programma perché adesso serve. In futuro semplicemente ci concentreremo su altro, però questo programma di 8 settimane è molto difficile lavorare con me, Matteo Pittaluga, in diretta, perché come vedete abbiamo migliaia di studenti e molto difficile interagire con noi anche a livello di tempo. Ci piacerebbe interagire con tutti, ma dobbiamo fare delle scelte per aiutare più persone possibili, e il momento è adesso, anche perché non sappiamo nel 2021 se questi tre trend si concretizzeranno insieme. Adesso il lavoro sicuro è un lavoro che si evolve con la tecnologia, quindi stiamo vedendo persone con una carriera solida vederla sgretolarsi perché è cambiato il mondo negli ultimi 6 mesi. Il lavoro da remoto, stanno cambiando le leggi sullo smart working, e sentivo oggi che si lavorerà in smart working fino a gennaio 2021 e oltre. Ho fatto un video provocatorio che uscirà a breve e si chiama "Lavoreremo da remoto per sempre?". Probabilmente sì, e bisogna sapere come cavalcarlo, ma soprattutto l'e-commerce. Oggi il grande trend non è tanto aprire un e-commerce, ma gestire un e-commerce. E avete visto quanto bisogno c'è? Esatto, avete visto, questi qui magari portano online la loro attività a Londra, tra l'altro molte attività non possono aprire, anche a Dubai ci sono delle attività che non possono aprire il negozio fisico, lo portano online, e serve un social media manager che aiuti queste attività. Che non è abbastanza creare un e-commerce, bisogna gestirlo e fare vendite. Oltretutto leggevo le statistiche e questi negozi di arredamento, oggettistica, eccetera, stanno anche andando forte, perché col fatto del Covid, almeno qua è così, poi non so in altri posti, però qua certamente è così, tantissime persone stanno traslocando. Ci sono persone che cercano una casa più piccola e altre che cercano una casa più grande, soprattutto persone che si stanno spostando in case con giardino, case grandi, perché lavorano da casa e si stanno allontanando dalla città perché ormai gli si prospetta un futuro di lavoro in smart working, quindi c'è una forte richiesta in questo settore ed è una anche delle top nicchie arredamento in questo momento, oggettistica per la casa, eccetera. Poi questo in Accademia, proprio lunedì prossimo ne parliamo. Io, Fabio, esatto, andrei in conclusione, rinnovando l'invito a tutti a iscriversi ad Accademia SMM, il link è qui in descrizione, sono gli ultimissimi posti, e se c'è bisogno di qualsiasi domanda, informazione, dubbio, potete scrivere al supporto di Marketing Genius se siete già in contatto con noi, o alla mia email direttamente, info@matteopittaluga.com. Sì, una cosa che volevo puntualizzare prima di andare in chiusura è che il social media manager, come abbiamo detto, non è un webmaster, ok? Non andrai a implementare plugin, tutte ste robe strane, perché il social media manager ha sempre un braccio destro che è web designer. In questo caso hai tutto il nostro team a disposizione e oltre 500 social media manager dall'anno scorso ad oggi si avvalgono del nostro team quando hanno dei progetti per il proprio cliente. Il lavoro del social media manager, la dice la parola stessa, è la parola manager. Il tuo lavoro è gestire, fare strategia, vedere le cose da cambiare, dare consigli. Quindi immaginati di essere il braccio destro dell'imprenditore senza essere in società. E questo è veramente anche un modo di vedere questo lavoro innovativo, che molte volte si pensa a social media manager che lavora come uno schiavo in un ufficio per un'agenzia, ma in realtà il social media manager del futuro e del presente è un SMM che lavora in smart working libero e che decide lui chi aiutare e chi non aiutare. Perché ricordate, ragazzi, ci sono anche attività di business che non vogliono essere aiutate e purtroppo gestiscono loro le conseguenze del fatto che il digitale non è più un'opzione ma è un obbligo oggi. Bisogna digitalizzarsi nel modo giusto. La mail tutta con le lettere maiuscole, Mariangela, puoi scriverla con le lettere minuscole, credo che arrivi lo stesso, giusto? Sì, Matteo? Sì, è uguale, maiuscole e minuscole per la mail è uguale.
Abbiamo fatto una diretta concreta, ragazzi. Noi, come vi ho detto, i nostri valori sono pratica, semplicità e verità. Con noi siete in una botte di ferro. Il nostro piano è rimanere nel prossimo decennio e oltre. Marketing Genius è un'accademia in continua espansione. Siamo qui per restare e ci fa piacere di avere il vostro supporto e siamo eternamente grati di avervi sempre con noi in queste dirette. Detto questo, andiamo in chiusura. Grazie dell'attenzione e a presto. Grazie di cuore, ragazzi. A prestissimo. Ciao!